Elezioni regionali in arrivo e cominciamo anche una sequenza di faccia a faccia fra i candidati governatore. Il primo è con Alice Salvatore, buongiorno, benvenuta, buongiorno. Candidata governatore per il Movimento 5 Stelle, presento prima lei per dovere di cavalleria, l'altro è Enrico Musso che è alfiere buongiorno. Della lista Liguria Libera. Perché c'è molta Liguria e quindi si fa presto a fare confusione, appunto candidato sostanzialmente di un movimento civico. Mi raccomando, le domande saranno molte, le risposte cercate di darle in termini sintetici per quanto articolati. Andiamo senza rete, nel senso che poi alla fine vi chiederò se ritenete di aver avuto entrambi più o meno lo stesso spazio, ma insomma cerchiamo anche di rendere un po' meno ingessate dalla legge sulla par condicio questi faccia a faccia. Allora, io partirei da un punto che certamente credo vi divida, vale a dire la vostra opinione sulle grandi opere e in particolare sul Terzo Valico, sul raddoppio ferroviario del Ponente, sulla Gronda, sulla Ponte Molese, sul tunnel della Fontana Buona, cioè su tutte quelle opere che un po' in tanti riteniamo siano indispensabili per far uscire la Liguria dall'isolamento geografico. Prego Alice Salvatore. Ci sono opere utili e opere inutili. Solitamente quelle che chiamiamo grandi opere risultano essere inutili, risultano essere delle mangiatoie per il malaffare, per poteri occulti delle mafie, come vediamo già in tante inchieste che sono partite, ad esempio anche per la TAV di Firenze. Ora, il discorso è, parlando di Terzo Valico ad esempio, il progetto era stato bocciato ben 3 volte perché non superava la valutazione di impatto ambientale. Allorché è stato necessario che il governo Berlusconi facesse una legge ad hoc, la legge obiettivo nel 2001, per permettere di esentare tutte le grandi opere dalla VIA, quindi dalla valutazione di impatto ambientale. Quindi già sappiamo che per la nostra salute quest'opera non dovrebbe essere costruita, ma in realtà è anche inutile proprio da un punto di vista del trasporto. Ieri c'è stata una puntata report, bisogna parlarne perché... Ci mancherebbe. Dove è stato messo in evidenza anche da stessi dirigenti che si sono occupati appunto dell'alta velocità che ci sono delle discrepanze anche per quanto riguarda i costi della realizzazione di queste opere, grandi opere come il Terzo Valico qui in Italia rispetto all'estero. Cioè pensiamo che in Italia un'opera ci costa 55 chilometri milioni al chilometro, mentre sempre per queste opere dell'alta velocità in Francia andiamo a spendere 4 milioni al chilometro e in Spagna 9,9 milioni al chilometro. Ok, beh, ci sono poi testimonianze da parte della Corte dei Conti riguardo a questa corruzione che c'è sulle grandi opere. Dirigenti hanno ammesso che in Italia vengono messi apposta dei reperti archeologici dentro queste opere per bloccare i lavori e aumentare i costi. Quindi è fondatissimo il timore che siano delle mangiatoie di soldi per chi le costruisce. Ma al di là di questo, il Terzo Valico, da una parte ci hanno detto che doveva servire per i passeggeri, poi per le merci, ora è focalizzato sul discorso merci. Da questo punto di vista è totalmente inutile perché collegherebbe Genova, la portualità di Genova, con Tortona. Già soltanto questa tratta non risolve certo i problemi. E ci sono delle soluzioni alternative. C'era un progetto. Vado a chiudere però. C'era un progetto che costa soltanto rispetto a questo che oggi ci costa 6 miliardi di denaro pubblico, con quali potremmo fare ad esempio cose come il reddito di cittadinanza in Liguria. Costa solo 1,5 miliardi e si otteneva lo stesso risultato di velocità andando a potenziare e di capacità di trasporto per le merci andando a potenziare i valichi preesistenti. Ci sono tantissime altre cose da dire. E che i porti liguri a questo punto o li chiudiamo o li facciamo andare il traffico solo sulla gomma, che quello sia un vero danno. Ma per infatti l'ambiente. Non è in discussione l'utilità di avere un collegamento con i grandi porti del nord Europa, è in discussione il progetto che è stato scelto perché ne esiste un altro molto meno costoso e più realizzabile in tempi molto più concisi, più concreti, che è quello del potenziamento delle ferrovie preesistenti, l'ampliamento delle gallerie preesistenti, degli altri due valichi, senza andare a impattare. Diritto di replica. L'argomentazione è l'inutilità, non solo i costi. Allora, il salto dalle grandi opere al tema della portualità ovviamente è un salto niente affatto illogico.
D'altra parte loro stessi hanno introdotto l'argomento, quindi Nur El Gawari, che è il nostro esperto di portualità. Intanto sottolineando che entrambi i candidati di portualità ne sanno, perché uno è docente di economia dei trasporti, l'altra ha seguito con successo un corso di broker l'anno scorso, quindi parliamo di temi che conoscono bene. Lo scorso anno a Genova c'è stata un'assemblea, l'assemblea delle città delle città portuali, che sostanzialmente ha detto una cosa, ha detto l'economia del mare in un momento di crisi è una delle poche che crescono, lo fa anche in Italia. Il grande paradosso è che però l'indotto poi sul territorio è ridotto soprattutto nelle città portuali, cioè quelle che dovrebbero crescere di più. A Genova i dati sono positivi, i dati di traffico e anche negli altri scali, eppure queste ricadute si vedono meno di quanto ci si aspetterebbe, pensiamo soprattutto al dato occupazionale. Come fare in modo che i porti che stanno crescendo facciano crescere anche il territorio? Prego, Alice Salvatore. Allora, il problema è anche che tutte quelle che sono imposte portuali sono centralizzate su Roma. Bisognerebbe incominciare a reinvestire sul territorio facendo leva sugli articoli 116 e 117 della Costituzione e quindi su un principio di territorialità. Quindi quello che diventa appunto indotto ricchezza non può essere soltanto convogliato a livello nazionale centralizzato su Roma, ma è giusto che venga reinvestito in attività lavorative qui sul territorio lì. Poi c'è da dire che servono anche degli altri accorgimenti e sicuramente la Regione può fare pressione a livello nazionale per rendere fattibile un'agevolazione della crescita. Chiudono verso le 22 di sera, mentre l'attività portuale delle compagnie portuali continua lungo largo di tutta la giornata, quindi 24 ore, e così succede nelle grandi portualità dove il successo è garantito rispetto che nelle nostre. Bisognerebbe omologarci in questo e creare quindi più lavoro negli uffici doganali, pagare più straordinari e far funzionare più rapidamente anche lo scarico carico merce, che altrimenti resta lì a marcire in banchina, ed è nuovamente inutile parlare di alta velocità se non si va prima a lavorare su questi punti essenziali. Infrastrutture, ci sono anche le cosiddette infrastrutture immateriali, e direi per una competenza fatale che gli cade sulla schiena tutti i giorni chiamo in causa dalla nostra redazione web Giuseppe Sciortino. Giuseppe, ci sei? Certo, eccoci, parliamo proprio di una grande opera, perché una infrastruttura come la banda ultralarga che l'agenda digitale europea ci impone entro il 2020, quindi proprio nel pieno del mandato del prossimo presidente della regione Liguria, ecco, è un'imposizione, o meglio è un traguardo che bisogna raggiungere. Se le altre opere si faranno o non si faranno, non c'è una data di scadenza, per questa c'è. Entro il 2020 la banda deve essere ultralarga e passare da 2 megabit a 30 megabit. È un lavoro che, perché è una grande opera, a livello nazionale è un investimento da 10 miliardi di euro e giusto per essere chiari, il raddoppio dell'autostrada dei Fiori, per esempio, costerebbe di più e in termini di resa darebbe meno. Questi sono i dati scientifici internazionali per le aziende, per i servizi e non solo per scaricare video, insomma, o per mettere in rete il nostro sito, per essere chiari. Allora chiedo ai candidati del Movimento 5 Stelle e a Musso, c'è nel vostro programma una traccia di questo e soprattutto con quali soldi intendete arrivare a questo obiettivo? Alice Salvatore. Sì, la banda larga è già nel nostro programma nazionale e anche nel nostro programma regionale, anzi nel programma nazionale c'è l'obiettivo di raggiungere la banda larga gratuita per consentire un accesso a tutta la popolazione, perché poter accedere a internet agevolmente significa poter avere dei cittadini informati che quindi sono sovrani, e come ricordava giustamente Giuseppe Sciortino c'è anche il discorso di poter ampliare le possibilità di creare lavoro e soprattutto il discorso del turismo, perché chiaramente se noi possiamo, se tutti i turisti che vengono in Liguria possono consultare telematicamente subito le località, scoprire luoghi da
da andare a visitare, eccetera, noi potremmo incrementare a livelli mai visti fino ad oggi il turismo in Liguria. Allora, il discorso è cominciare con piccoli passi. Inizialmente si può far sì che, ad esempio, il wifi, come succede già all'estero in tante realtà, sia all'interno di tutti i locali come bar, ristoranti, venga rilasciata la password di questo wifi al momento che viene rilasciato lo scontrino. Poi un'altra cosa importante, che non riguarda in questo caso il wifi, ma il cablaggio. Bisogna consentire di avere l'accesso alla rete attraverso i fili elettrici. Esiste già un brevetto, tra l'altro italiano, quindi sfruttiamolo, per mettere in collegamento tutti gli uffici, tutti gli edifici pubblici, quindi le scuole, in modo tale che non ci sia il problema del rischio di inquinamento elettromagnetico, perché anche lì bisogna sempre fare dei monitoraggi sanitari attraverso l'ARPAL per valutare quali sono poi i rischi. Detto questo, è importante rendere accessibile la banda larga in tutte le località, quelle appunto più turistiche, magari le piazze più grandi delle città. Allora, per trovare i soldi per fare questo tipo di progetto, che chiaramente deve svilupparsi nel tempo, è necessario poter accedere al bilancio regionale, bilancio che ad oggi è purtroppo un grande segreto per noi cittadini, e siamo consapevoli, sappiamo che ci sono stati dei gravissimi sprechi, lo vediamo con tutti, anche con gli scandali delle spese pazze, che sono in realtà soltanto la punta dell'iceberg, purtroppo. Quindi nel momento in cui finalmente dalla regione potremo accedere ai registri degli appalti, al bilancio regionale, si potrà fare un piano economico e convogliare il denaro pubblico a queste opere necessarie per i nostri giovani, necessarie per tutti coloro che vogliono visitare la nostra splendida regione. E non ultimo, anche ci sarebbe da dirottare appunto tutti questi soldi che sono destinati a grandi opere come quella che abbiamo citato prima del Terzo Valico, che non si sa quando sarà mai ultimata e se saremo in grado vanno destinate a opere di un'utilità maggiore per la società. Allora, dicevo, altro grande tema è quello del dissesto idrogeologico. Il collega Luca Russo ha proprio su questo argomento una domanda specifica. Prego, Luca. Sì, perché è diventato un po' una password, no? Parlarne, fa bene parlarne, crea consenso. Parlare della lotta al rischio idrogeologico è un po' all'ordine del giorno, anche perché la ferita è fresca del 2014, per non parlare di quella del 2011 e di tante altre. Allora mi chiedo alcuni interventi concreti, diciamo tre, dal punto di vista politico, per riuscire a portare avanti una lotta che negli ultimi anni forse è stata un po' trascurata, lo diciamo nell'analisi dei fatti che sono succeduti. In questo senso c'è una riflessione anche su un eventuale, tra virgolette, piano di demolizioni. Ora forse è un piano un po', una frase un po' forte, per ricordare anche quanto è successo invece in Via Giotto. Finalmente, con un po' di coraggio, si è avuta la forza di dire basta quel palazzo che stava lì sopra, il Chiaravagna, a Sestri Ponente, nel Ponente e Genovese. E infine una riflessione legata alle categorie produttive, perché girando il territorio abbiamo avvertito anche la volontà delle categorie produttive di voler contribuire alla lotta al rischio idrogeologico. Cioè, vogliamo fare qualcosa anche noi, dicono gli imprenditori, però vorremmo degli aiuti e magari anche un processo di sburocratizzazione nei confronti di certe procedure. Ecco, su tutto questo quali sono le vostre indicazioni? Quella della lotta al dissesto idrogeologico è un'emergenza che va affrontata al più presto, visto che ormai l'autunno è alle porte. Il problema in Liguria è che non c'è mai stata negli ultimi 20-30 anni la volontà politica di affrontare questo problema e quindi fare la prevenzione. Questo significa andare a fare manutenzione dei rivi a monte, quindi nell'entroterra, e poi a valle, e fare anche la manutenzione, curare tutte le aree boschive, perché se lasciamo andare in malora tutte le nostre aree boschive si creano poi quei detriti che finiscono dentro i rivi, vengono trascinate, creano disagi, e non solo, anche lo stesso strato di foglie che si sedimenta per terra senza la dovuta manutenzione, poi fa sì che lo stesso terreno boschivo diventa meno permeabile. Il problema è che non sono soltanto queste le misure da prendere, ma ultimamente, proprio con queste giunte di burlandismo folle, è stata attuata una cementificazione selvaggia della regione Liguria da tutte le parti.
Basti pensare che dopo appunto l'alluvione che ricordava Russo del 2011 è stata approvata una legge in regione che permetteva di costruire più a ridosso degli argini del fiume, cioè a 3 metri dall'argine del fiume, quando quella precedente era a 10 metri. Quindi assolutamente bisogna invece legiferare dalla regione in modo che ci siano delle tutele ambientali più stringenti per salvaguardare, per tutelare la nostra sicurezza. E come chiedeva appunto Russo, sicuramente bisogna attuare anche un procedimento inverso, che è quello della rinaturalizzazione, che significa decementificare dove è stato impropriamente cementificato, cioè nelle zone esondabili, e appunto siamo stati anche spettatori purtroppo di episodi davvero sconcertanti, come quando dei funzionari regionali competenti hanno messo in allerta la giunta dicendo: ma se voi andate a costruire il centro commerciale lì o l'autosilos dall'altra parte c'è rischio di alluvione. Queste persone che stavano svolgendo il loro lavoro sono state trasferite. Ecco, noi queste competenze vogliamo andare a recuperarle per far funzionare l'ente regione come deve funzionare, cioè a tutela della salvaguardia, della tutela della sicurezza di noi cittadini. Vorrei aggiungere una cosa per quanto riguarda la prevenzione, quella proprio dell'allerta. Esistono già delle strumentazioni che permettono di lanciare l'allerta molto prima rispetto a quelle utilizzate attualmente, che non funzionano, che sono state messe a punto dai volontari della LIMET. Quindi andiamo a trovare le competenze che già ci sono. Poi, giustamente, il discorso del recupero dell'entroterra è uno dei nostri punti in programma. E in programma abbiamo quello di rifornire tutti gli enti pubblici, come le scuole in particolare, con prodotti tipici coltivati a chilometro zero, quindi Musso, in Liguria. Perché voglio riequilibrare, dando ragione a Vincenza, che devo dire? La voto, non so. Io infatti volevo invitare Musso. Se non ci fossi io, devo dire che i faccia a faccia è già stato abbastanza in politica, quindi voti 5 stelle. I faccia a faccia all'insegna del fair play sono sempre una buona cosa, ma cioè, se il dissesto idrogeologico è una grande emergenza, ci sono altri due argomenti che costituiscono egualmente delle grandi emergenze. E partiamo dalla gestione della sanità ligure, e allora insomma, chi se non la Tiziano Berti può fare la domanda ai nostri candidati? Dunque, io diciamo che ce ne sarebbero molte, però partendo dal presupposto che la Regione Liguria, regione più vecchia d'Italia ed Europa, è un po' quello che può essere rappresentato come un esempio di quello che succederà in Italia fra 20 anni, proprio per tutti questi problemi. Volevo sapere, dal vostro punto di vista, quali sono le risposte che si possono dare ai cittadini per due tra i problemi più grandi, che sono le liste d'attesa e le fughe, anche perché, se non ho capito male da quello che ho letto per i vostri programmi, siete entrambi di nuovo molto d'accordo su, diciamo così, la logica, l'importanza e il bisogno della logica del merito per quanto riguarda le nomine dei primari soprattutto, quindi fughe e liste d'attesa, perché su questo direi che siete d'accordo, non ve lo faccio dire, lo dico io che siete d'accordo. Prego, Salvatore. Siamo assolutamente per abbassare i tempi di queste liste d'attesa incredibili, cioè noi siamo spettatori di situazioni inaccettabili, come ci raccontava l'altro giorno un signore di 91 anni che per un intervento, per un monitoraggio cardiologico, doveva fare un esame, ha dovuto aspettare un anno di tempo per poter essere giù, quindi cose inaccettabili. Questo è il frutto di una gestione incompetente dell'azienda sanitaria, che chiaramente è stata messa in mano a persone che pensavano a tutt'altro rispetto a quella che è l'efficienza del sistema. Quindi assolutamente bisogna andare a incidere sul procedimento decisionale della selezione delle alte dirigenze, quindi non più attraverso la nomina, non più questo sistema che rispecchia il colore politico che va al governo in quel momento. Quindi non deve essere più l'assessore sanitario che sceglie l'alta dirigenza e poi un sistema di nomine a cascate a scendere, ma vogliamo creare un comitato decisionale che raccolga tutte il personale delle strutture ospedaliere, ma anche l'utenza, quindi anche i cittadini e chiaramente poi i membri istituzionali, che
valutino attraverso dei bandi veramente pubblici e a curricula le competenze, le capacità gestionali, quindi l'efficienza di chi deve andare a ricoprire dei ruoli così sensibili. Poi nel nostro programma c'è quello di incrementare, aumentare l'assistenza sanitaria a domicilio, che è appunto fondamentale per permettere anche una vita dignitosa sia agli anziani o ai disabili, ai malati cronici che hanno bisogno di queste cure, e che sono in realtà, costituiscono anche in realtà un risparmio di denaro pubblico, perché si va a risparmiare rispetto invece al mantenere in vita queste strutture come gli ospizi, che purtroppo spesso non funzionano e creano un rapporto alienante con il paziente, che viene sradicato dal suo ambiente, dai suoi affetti, e portato in delle strutture dove bisogna poi che ci sia un vero controllo della funzione, dell'efficienza insomma di questi. Poi il discorso sanitario è in realtà molto collegato a quello ambientale, perché per noi al centro di tutte le scelte politiche del Movimento 5 Stelle c'è sempre la salute psicofisica del cittadino, e attorno a cui deve ruotare tutta l'amministrazione pubblica, l'amministrazione politica. Quindi noi vogliamo un ambiente sano e pulito dove poter vivere bene e a lungo. Quindi bisogna investire di più nell'ARPAL, perché faccia monitoraggi dell'aria, dell'acqua, della terra dove noi coltiviamo i nostri ortaggi, e anche degli esami, delle mappature epidemiologiche, appunto per i danni che provoca l'amianto, i danni da inquinamento, bonificare i terreni. Solo così noi possiamo realmente prevenire e vivere in salute. Allora, dicevo, altro grande tema, altra grande emergenza è quella dei rifiuti. Chi per noi segue questo argomento è Andrea Scuderi, quindi la parola al collega. Allora, sicuramente la cosa che vorrei sapere dai due candidati è, prima di tutto, in che modo pensate di chiudere il ciclo dei rifiuti in Liguria, visto che ad oggi non lo è, e forse neanche il piano presentato l'ultimo giorno disponibile dalla giunta regionale non lo prevede, visto che apre ipotesi di smaltimento in inceneritori fuori regione. E poi vorrei capire anche se c'è una ricetta realistica rispetto alla raccolta differenziata, che per legge deve essere al 65%, ma al momento siamo di poco sopra il 30% come media regionale, e soprattutto insomma, fino ad oggi sono sempre state fatte promesse e piani che, insomma, che prevedevano, davano per scontato il rispetto di questa percentuale, e poi in realtà non è stata realizzata. Come scusa, come motivazione è sempre stata data quella che comunque arrivare a questi numeri il costo del piano sarebbe troppo elevato. Le vostre risposte. Alice, prego. Noi in regione per scontato che conosceste, sì, il giro. In Liguria abbiamo una delle tari più alte del nord Italia, e questo va insieme, va di pari passo con il discorso che la Liguria è la prima regione per presenza mafiosa, in particolare l'Ndrangheta, e per reati ambientali. Ecco, il discorso è tutto collegato. In realtà quello dei rifiuti non sarebbe un'emergenza, non sarebbe un problema se la cosa fosse gestita virtuosamente. Le soluzioni sono molto semplici e anche facili da applicare, al contrario di quanto ci vogliono far credere certe amministrazioni. Il discorso che l'Europa ci chiede un minimo di 65% differenziata è una cosa che fra l'altro non è stata mai nemmeno ben veicolata alla cittadinanza, cioè i cittadini non sanno nemmeno che la loro tari costa di più perché dobbiamo pagare le sanzioni europee in quanto non rispettiamo questi parametri. Vabbè, questo fa parte di come siamo stati amministrati fino ad oggi. La risposta è senz'altro quella di una raccolta differenziata spinta, porta a porta spinto. Allora, questo può creare anche nuovi posti di lavoro, fra l'altro, per effettuare questa raccolta, ma senza andare nel discorso del porta a porta, che può essere un passo successivo a cui si arriva una volta che si è messa un po' più di ordine in questa gestione dei rifiuti. Si può incominciare semplicemente mettendo due cassonetti
uno per il rifiuto umido e l'altro per il rifiuto solido, in modo tale da separarli all'origine e destinare il rifiuto umido al compostaggio e quindi al riciclo, e il solido anche a degli impianti dove verrà smistato tutto il materiale che può essere rivenduto, può essere recuperato, riutilizzato. Poi naturalmente servono anche delle politiche di riprogettazione dei nostri prodotti, perché se pensiamo che per un acino d'uva ci vuole il cellophane, il polistirolo, eccetera, è chiaro che si crea uno spreco e anche un costo del prodotto stesso esagerato, e che è malsano proprio per la nostra salute. Noi abbiamo già degli esempi virtuosi, proprio vicini, i nostri vicini di casa a Capannori in Toscana, dove riescono a fare fino al 90% della raccolta differenziata, e anche una città così complessa e complicata come San Francisco riesce ad arrivare all'80-85% di raccolta differenziata. Quindi basta avere la volontà politica e di combattere soprattutto le ecomafie che lucrano sugli inceneritori, sulle discariche. Pensiamo che suddividendo semplicemente all'origine l'umido dal secco già si risolve il problema anche dei cattivi odori, della spazzatura, e anche il problema nelle discariche, dove si crea appunto questo percolato, che sono i materiali solidi, chimici, che vengono corrosi dalla putrefazione del materiale umido, e in questo modo si andrebbe proprio a eliminare all'origine il problema. È semplicissimo, facciamolo. E adesso vi do un minuto a testa per rispondere, perché Gerboni vi tira fuori non quella che, diciamo, impropriamente forse non si può definire emergenza, ma in realtà è un problema sentito da tutti i liguri. Prego Emanuele. Assolutamente. Sport e turismo, come si può creare una sinergia, come lo sport può diventare traino per il turismo, soprattutto in periodi non di alta stagione, dove porterebbe sicuramente un indotto prezioso. Mi raccomando, un minuto a testa, Alice. Abbiamo tantissimi sport come quelli da vela, come il trekking, come il ciclismo, che devono essere messi in sinergia insieme a tutti i presidi territoriali come gli alberghi, i bed and breakfast, eccetera. Bisogna creare la possibilità di comunicazione fra tutti questi enti e favorire la promozione del nostro territorio, cioè è compito della regione far conoscere tutte le bellezze, le antiche leggende di tutti i nostri borghi tipici, magari anche sconosciuti molti a noi liguri, dell'entroterra, del mare, quindi creare dei pacchetti mare, entroterra, insieme a appunto la promozione del turismo sportivo, il turismo del benessere e della salute.